pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tra Atletico Van Gulf e Virtus Napoli si sta di 1-0 per l'Atletico Van Gulf con la rete del solito numero 9 che ora andiamo ad intervistare. Cognome? Ferrigno. Ferrigno, primo tempo sul stadio di 1-0, sei sempre tu ad aprire le marcature per la tua squadra, un vero e proprio bomber, la partita è equilibrata, siete riusciti ad aprirla, cosa mi dici? No, forse potevamo fare qualche gol di più, giocare meglio la palla, forse il campo è un po' troppo scivoloso, questa forse è la ragione. Troppa pioggia in questi giorni. Pensavo che non si giocava. Per il secondo tempo cosa c'è ancora da migliorare? Ma semplicemente essere più concreti, va come bene, il nostro solito. Va bene, bocca lupo per il secondo tempo, non andiamo a parlare con la Virtus. Maietta! Maetta, primo tempo è giustato di 1-0 per la squadra avversaria, non state giocando male, però lì davanti forse manca qualcosina, cosa mi dici? Il gol, sicuramente manca il gol e il crederci nel fare gol. La squadra sta reggendo bene, in difesa abbiamo avuto qualche piccolo problemino, però fortunatamente ci è andata di lusso, hanno fatto un gol su una posizione diciamo dubbia, ma lì per lì poteva essere o non poteva essere fuori gioco. Tutto col portiere ha fatto uno. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Dobbiamo crederci di più in attacco, qualche palla in più in profondità e nient'altro, e poi anche un po' di fortuna. Va bene, si imbocca l'uovo per il secondo tempo, ora possiamo dare inizio alla seconda parte del match. Un saluto da Boateng, da Gian Piero. Super Eleven Virtus Neapolis contro Atletico Van Gulf, 3-1 per l'Atletico Van Gulf. Siamo qui con il rappresentante del migliore in campo, che è stato Bilancia, che non ce la faceva a parlare. Non sta bene. Non sta bene. Una età, una certa età. Siamo qui con Rossiello, che consegniamo a lui la medaglia. Sì, la consegniamo a Bilancia, sì. Al tuo capitano, che ha giocato benissimo. E siamo qui con il migliore dei suoi, autore di un bel gol su punizione, Mastroianni. Mastroianni, avete mantenuto il primo tempo, perché stavate perdendo solo 1-0, non avete giocato male, poi nel secondo tempo forse un po' di condizione fisica è venuta a mancare, loro essendo molto bravi tecnicamente anche a livello di velocità hanno messo il risultato al sicuro. Poi la tua bella punizione traversa tu, cosa ci dici? Diciamo che il primo tempo siamo riusciti a mantenere un poco, abbiamo anche mancato il gol in una o due circostanze, però loro hanno dominato dal punto di vista del gioco. Sulle fasce comunque correvano molto di più di noi, avevano comunque qualcuno che giostrava come il nostro Rossiello a fianco il gioco in mezzo al campo e la differenza si è vista anche lì. Noi facciamo solo lanci lunghi e speravamo che la palla arrivasse avanti, ma non sempre è stato così. Mantengo male, avete giocato male? No, stiamo migliorando rispetto all'inizio del campionato, del torneo. Sicuramente con qualche innesto in più riusciremo a fare qualcosa di meglio. Vuoi dedicare a qualcuno il tuo gol? Alla mia ragazza, alla mia famiglia. Va bene, complimenti ancora a ciao. Siamo qui con Rossiello che mi stava dicendo che state peggiorando. Come sì, mai? Sì, siamo peggiorando. Dopo la sosta noi peggioriamo sempre. Dopo la sosta noi ci facciamo ingolosire. L'uovo di Pasqua. Il panettone a Natale. Bravissimo. No, però dai, abbiamo mantenuto, pensavo peggio, abbiamo fatto girare bene il pallone. Come al solito se non sbagliamo le 5-6 occasioni da gol non riusciamo ad entrare in partita. Sì, avete sciupato all'inizio, poi Ferrigno per fortuna si è bloccato dopo 10 minuti 4 gol. Anche sì, abbiamo sbloccato Barrotta, quello era importante perché ancora doveva. Però avete giocato soprattutto sulle fasce, oggi è molto con le verticalizzazioni per Ferrigno. Noi abbiamo i due esterni, diciamo Ferrigno a destra e Barrotta a sinistra, che sono imprendibili. Se vengono lanciati in profondità sono inarrestabili. Atletico Van Gulf dopo quest'altra bella vittoria dove vuole arrivare? Noi stiamo aspettando solo l'Inter Napoli. Quella è la partita che interessa a noi. La partita club. Sì. Va bene, vuoi dire qualcosa alla tua squadra, a qualcuno a casa? Dedico la vittoria alla squadra, siamo un bel gruppo e continueremo così. Va bene, complimenti. Grazie. Ancora alla prossima. Ciao.